Radio DGS, l'informazione. Le notizie del giorno a cura della redazione di DGS News. Crisi conclusa a Cetraro, la nuova giunta è pronta per lavorare, lo dice ai nostri microfoni il vice sindaco Fabio Angilica. In realtà confermando il quadro politico dell'esecutivo precedente, eccetto una surroga di un assessore cesareo dell'IPM con un altro consigliere, l'assessore Barbara Falbo, per interno sempre alla stessa forza politica. Quindi il quadro politico e la geografia politica non cambia né in consiglio né nell'esecutivo. La Regione Calabria destina 80.000 euro all'associazione degli ex consiglieri regionali, provocatoria alla proposta del coordinatore di IDM Cosenza, Raffaele Papa, destiniamoli ai giovani. Io mi chiedo, in una situazione come la nostra, dove la disoccupazione è altissima, l'inoccupazione pure, i nostri giovani restano sempre di meno dalle nostre parti, allora perché dare un contributo, che non mi sembra una cosa di poco conto, 80.000 euro all'anno, a questa associazione e non impiegarli invece per dare un sollievo a questi nostri anche studenti universitari che sono costretti a partire, ad andare via. Ottima la copertura vaccinale in Calabria, ma siamo ultimi per screening di prevenzione dei tumori, a lanciare l'allarme cittadinanza attiva che ieri ha commentato il suo report. I dati per quanto riguarda la prevenzione sono poco edificanti, al centro le solite carenze e aumenta anche il numero dei calabresi che emigra al nord per curarsi. Carmine Quercia di Cetraro sarà il nuovo coordinatore dei circoli del PD della provincia di Cosenza e quanto deciso dal segretario del PD Bruzio Luigi Guglielmelli, che ha voluto puntare sul giovane politico cetrarese esponente della minoranza nel comune altotirrenico. Tra i suoi compiti anche la cura della ramo comunicazione. A Santa Maria del Cedro il sindaco Ugo Vetere dopo anni è riuscito a restituire alla collettività beni illecitamente occupati dai privati, una notizia più unica che rara dalle nostre parti, che infatti ha fatto rumore. Lo scrive un giovane di San Nicolarcella, Saverio Di Giorno, in una lettera pubblicata sulla lince di Francesca Lagatta. Alla seduta aperta del consiglio continua la sua missiva, tuttavia i sindaci invitati hanno dato forfè, così come il procuratore Pierpaolo Bruni e Nicola Gratteri. Eppure al sindaco non è costato poco questo percorso. Chiamate anonime campagna di fango, l'avvocato dei mafiosi, perché in questa terra tutto si capovolge, l'avvivismo diventa impegno, la furbizia è intelligenza e l'onestà è ingenuità. Quindi cari sindaci, cosa significa la vostra assenza? Che messaggio è? Tutti impegnati a seguire l'esempio nei vostri comuni? Una laurea honoris causa in utopia verrà conferita al sindaco di Viace Domenico Lucano dall'Università del Bene Comune di Sezzano, in provincia di Verona. La scelta per questa decima edizione, si legge in una nota, è caduta su due testimoni della resistenza politica, civile e intellettuale in nome dei diritti di tutti gli esseri umani e di un mondo fraterno di comunità umane in pace fra loro e in armonia con la natura, un mondo libero dalla xenofobia e dal razzismo che sembrano pervadere l'intera Europa. A Verbicavo, fedeli in disaccordo con la decisione del vescovo della diocesi di San Marco Argentano Scalea, Leonardo Bonanno, di trasferire il parroco Don Miguel Arenas. È un sacerdote che ha saputo riportare la fede, la condivisione e la speranza nel nostro paese. Non ci può essere tolto, così i parrocchiani che chiedono al vescovo di meditare sulla sua scelta. Il messaggio che vogliamo mandare al vescovo è che se potesse ripensarci e lasciare queste due figure altamente carismatiche, Don Mario e Don Miguel, alla guida del nostro paese, perché noi come popolazione abbiamo bisogno di entrambi questi sacerdoti. Ne va del nostro bene e nel bene soprattutto dei nostri ragazzi. Sempre da Verbicavo, il sindaco Francesco Silvestri comunica l'inizio dei lavori di pulizia della strada provinciale. Finalmente, si legge in un messaggio, sono stati presi dei provvedimenti dopo due anni di denunce e di richieste che erano rimaste inascoltate. È tutto, grazie per averci seguito.